Alassia dista 50 km da Sanremo, si affaccia sul mare della Riviera Ligure di Ponente. È nota per la sua spiaggia, ma non solo. Alassia è la città degli innamorati. Innamorati, forse. Sì, ne viene ancora. Sì, è veramente la città degli innamorati, perché qua, se il tempo permette, vede proprio la nostra gioventù camminare verso la spiaggia tutti abbracciati. È un posto che si offre proprio tanto a quello che può essere un contorno per persone che si vogliono bene e che sono innamorate. Se proprio lo vuoi fare, tiratelo giù, perché guarda. Ci vedono meglio i baffi. Ti vuoi dare un bacino? Cioè, volentieri, guarda. Ecco. Gli innamorati alla Lazio possono benissimo esprimere i loro pensieri e il loro amore verso l'altra persona imbucando una lettera sul muretto. Viene estratta poi la lettera più bella ed è un famosissimo concorso, quello proprio delle più belle lettere d'amore. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido. Dai grandi ai piccolini imbucano una lettera nella cassetta delle lettere, e questo accade fin dal giorno da domani, dal 15 febbraio, e noi le raccogliamo per il prossimo anno. Ogni anno sono migliaia di lettere che arrivano spontaneamente a significare che l'amore è ancora vivo. Scrivimi. Sul muretto di Alassio ci sono tutte queste piastrelle che raffigurano le firme di tanti personaggi importanti che sono passati di qua. Sul muretto di Alassio ci sono gli snob, c'è la Cicci, la Mary ed il Bob. Mario Berrino, insieme con Hemingway, ha creato questo muretto nel 1951. Poi c'è una bimba meravigliosa. Ma non tutti possono mettere la loro piastrella sul muretto. Uno deve essere un personaggio importante, perché se le mettessimo a tutti andrebbe a finire a Genova sto muretto da Alassio. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Chi passa e tocca il piede dell'innamorato di Penè potrebbe avere così delle fortune in campo amoroso, e ci sono le cicogne che si baciano, c'è proprio un posto tipicamente rivolto verso gli innamorati. Porca miseria, lo subito, guarda! Intorno al muretto di Alassio si svolgono tantissime iniziative, la più importante è sempre comunque Miss Muretto. È nell'aria l'odore dell'amore, il mare, tutto il muretto, è tutto l'insieme, le persone. Quindi sì, Alassio è la città dell'amore, direi. Sì, deve essere così, che tutto quel che accade ha un senso, altrimenti non saresti qui a farmi respirare il vento. 14 di febbraio, San Valentino, non è la festa dell'amore, è la festa degli innamorati. E l'innamoramento è qualcosa che viene prima dell'amore ed è forse più forte, più grande. Quale può essere il posto migliore per festeggiare San Valentino se non Alassio, che è proprio la città degli innamorati? Ma noi ci vogliamo bene anche senza Alassio, ecco.